Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì 24 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Il sole nel segno non basta. Vero, nel pomeriggio la luna passerà in toro nel settore delle amicizie, regalandovi un sestile con il vostro inquilino, il sole. Vi aspetta dunque una serata serena, in buona compagnia, nulla di speciale. Si intende, due passi in centro, una cena all'aperto, un gelato. Di ballare con questo caldo non se ne parla, a meno che non siate già in vacanza e allora la musica cambia parecchio. Il cambiamento che invece oggi non gradite è quello apportato da Venere nella vostra tranquilla quotidianità. La bella dea dell'amore, infatti, scivola in Gemelli, nella vostra dodicesima casa, dove si ammutolisce e rinuncia almeno temporaneamente al gioco seduttivo. Dunque meno cura nell'abbigliamento, gioco amoroso in tono minore e se identificate l'estate come la stagione della caccia delusi da qualcosa o da qualcuno cambiate programma. Il ruolo da protagonista se lo aggiudica il lavoro con qualche patema d'ordine finanziario o una trattativa complicata che sembra non volersi concludere mai. Ecco perché segretamente vi alterate, anche avete il buon senso di non darlo a vedere, i vostri malumori preferite tenerli per voi. Una nuova coppia potrebbe nascere presto e rapidamente, due persone giuste che si sono incontrati vivranno un nuovo amore e una nuova stagione. È il rapporto perfetto di coppia che si vive e si vorrebbe vivere. Presto i single potrebbero conoscere l'amore e la persona giusta potrebbe essere tra quelle già incontrate. Termine della solitudine. Un collega di lavoro o di studio ha messo gli occhi su di voi, ma non ha molte intenzioni serie e concrete. Gli amanti segreti farebbero bene a guardarsi le spalle, una persona invidiosa che ne è a conoscenza o ne ha il sospetto vorrebbe spifferare il tutto a chi non deve sapere. Acquista un capo d'abbigliamento spiritoso. Regalati un nuovo profumo. Sarai più popolare del solito con gli amici. Ottima intesa col partner. Se chi vi pensa da qualche tempo avrà certezza che la cosa non vi dispiace, prima o poi si farà notare e si farà avanti. Sta a voi incentivarlo. Lasciate perdere quella persona particolarmente pettegola, spettegola di tutti e vi mette in situazioni imbarazzanti. Piuttosto sorridete a tutti e siate amici con tutti. Poche certezze, ma chiare, oggi attraverserete alcuni momenti di confusione dovute sia a una situazione difficile per il lavoro sia a una situazione sentimentale instabile, incerta e frammentata. Mettete al riparo le vostre poche certezze. Quello che sognerete in questa settimana potrebbe realizzarsi, i vostri sogni sono veritieri e vi conferiranno un nuovo entusiasmo nell'affrontare certe situazioni. Oggi sarete tentati dal fare shopping e sbattervene della crisi, ma non è questo il modo giusto di affrontare le tensioni economiche che avete accumulato. Tirando un calcio alla crisi non è il modo giusto per disfarsene. Occorre prudenza e risparmio. Probabili scenate di gelosia da parte del vostro partner. In serata avrete momenti più distesi con qualche piccola gioia dovuta all'arrivo di buone notizie sul fronte del lavoro. Fuori dalle mura di casa dovete cercare di non innescare micce che potrebbero facilmente esplodere, altrimenti non troverete rifugio. Quanto più gravi possano essere i vostri problemi finanziari, cercate di non farli pesare su chi non può entrarci nulla. In questa giornata verrete a conoscenza di un particolare della vita di un vostro conoscente, che vi farà riflettere sulla vostra situazione attuale, sentimentale e non. Prima o poi dovrete affrontare quella persona che temete, anche per capire per quale ragione vi fa tanta paura. Influssi planetari di tutto rispetto vi arrivano dallo zodiaco. È un felice prodursi di benefici e effetti per il vostro segno. Si tratta della tripletta fortunata tra Sole, Luna, dalla tarda mattinata, e Venere, che vi dona una notevole forza reattiva, una volitiva energia e un buon livello di intelligenza, da usare per ogni occasione, in questa bella giornata di inizio estate. Anche Mercurio continua a sorridervi dal segno buon vicino dei Gemelli e vi dona una condizione di benessere psicofisico con cui potrete affrontare ogni contrarietà quest'oggi, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Luna imbronciata per tutta la mattinata alta nel cielo in quadratura,
così come Plutone tirato in ballo dalla bianca signora che vi si oppone con aria malmostosa. Migliore il pomeriggio grazie al passaggio lunare in Toro in sestile al vostro segno e al sole che è venuto a trovarvi. Peccato che Venere, tanto carina come amica, sia scivolata in dodicesima casa, dove sottolinea le vostre delusioni di cuore e vi fa curare il look con meno entusiasmo. Amore ed Eros. Oggi non è nelle vostre corde e se col partner vi siete beccati vi chiudete nel vostro solito mutismo con aria sdegnata di principe o principessa chiusi nella torre. Malumori anche in famiglia, soprattutto con i suoceri, solo con gli amici riuscite ad aprire il cuore raccontando le vostre ansie e le vostre perplessità. Se l'amore è questo che state vivendo, quasi quasi meglio un'amicizia e basta. Cari Cancro, giornata alquanto stancante. Cercate di riprendervi. Ultimamente avete speso troppe energie, ma ora dovreste ricaricare le pile e ripartire alla grande. In questo periodo troppe spese per le vostre attività, d'altronde ormai è aumentato tutto. Tranne il vostro stipendio. Cielo nel complesso sereno, sfera sentimentale gioiosa, anche se per timore opponete resistenza. Una nuova e romantica storia d'amore a tutti i numeri per guarire le vostre ferite del cuore. Plutone è ancora in angolo contrario dal segno per voi non congeniale del Capricorno e se siete nati dal 17 al 22 luglio potrebbe crearvi qualche difficoltà di comunicazione con la persona che avete scelto di avere accanto. Non vi date pensiero se al momento sussisterà qualche piccola distanza emotiva. Urano, Venere, Sole, Nettuno, tutte forze astrali tese al rinnovamento e alla metamorfosi, favoriscono il successo dei single di chi è in cerca di un amore per la vita. Lavoro e denaro? Giornata non sta male con il caldo che fa e nessuna voglia di impegnarvi, soprattutto se siete nel commercio e dovete fare parecchia strada per incontrare l'interlocutore, un tipo già di per sé spocchioso e antipatico che, ben lo sapete già in partenza, vi darà filo da torcere. Un po' di preoccupazione anche per l'assetto finanziario che non decolla come avreste sperato, quanto al capo è il solito tiranno e di lì non ci si schioda. Rapporto spontaneo e collaborativo invece con i colleghi che dopo l'ennesimo shampoo da parte del boss vi restituiscono autostima. I loro giudizi sono imparziali, perciò fidatevi. Questo non è il momento di manipolare altre persone o le loro scelte. In questo modo si crea una grande confusione sul posto di lavoro e si genera un grande risentimento nei vostri confronti. Evitate di fare ciò nei prossimi giorni. Cercate di schivare una responsabilità un po' gravosa che vi viene affibbiata. Alcuni di voi ci riusciranno, altri dovranno comunque portare a termine questo impegno. Malgrado la loro atavica pigrizia. Benessere. Svarioni ormonali se siete in quei giorni, voluti dalla luna che aggiunge in sovra più un filo di fastidiosa emicrania. Migliore il tardo pomeriggio quando l'aria rinfresca un po', magari grazie a un temporale che con queste temperature può fare solo piacere. Occhio a chiudere bene le finestre però, ritrovarsi ad asciugare un pavimento inondato non sarebbe piacevole. Al mare ricordatevi di coccolare la pelle particolarmente delicata sotto i raggi del sole. Non esponetevi senza crema protettiva, anche gli occhi vanno schermati con le lenti appropriate. Situazione tutto sommato piuttosto tranquilla, per ciò che riguarda il vostro stato di salute. Ma attenzione a non abbassare la guardia perché lo stress che sembrate di poter gestire lavora sotto traccia. Per lei, lui ha un carattere impossibile, ve ne siete accorti cammin facendo. Ma ora la situazione vi è chiara e anche i vostri sentimenti stanno perdendo lo smalto iniziale, affrontate subito il problema, magari c'è un rimedio. Per lui, con gli amici si parla di tutto, politica, finanza, lavoro, viaggi, ma non di faccende intime, le vostre grane sentimentali preferite sfangarvele da soli. Colore delle emozioni, Bordeaux. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.